Sì, ma Tommy, ascoltami. È il committente. È lui il committente, non posso perdere questo lavoro. Sì, lo capisco, ma... Ok, ne parliamo domattina, ok? Ne parliamo domattina. Sì, sì, ciao. Oh. Ehi. Fatti là. Giornata al lavoro, eh? Che fai ancora sveglia? È tardi. Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto. Ma è ancora oggi. Tesoro, ti prego, non ora. Non ho la forza di fare nulla. Tieni. Che cos'è? Il tuo compleanno? Ti lamentavi del tuo vecchio orologio. Così ho pensato che... Ti piace? Tesoro, è stupendo, ma credo che sia rotto. Non... Cosa? No. Uh-huh. Dove hai preso i soldi per questo? Droga. Vanno forte le droghe pesanti. Ah, bene. Allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo. Sì, ti piacerebbe. Sara, tesoro, corri a chiamare papà. Zio Tommy, che ore sono? Devo parlargli, ci sono dei... Zio Tommy, pronto? Cosa voleva dire? Papà! Papà! Ehi, sei qui? In qualche modo legati all'epidemia che ha colpito la nazione. Dove diavolo sei? Secondo le segnalazioni, le vittime dell'infezione mostrerebbero segni di crescente aggressività. È vicino. Uscire subito tutti, c'è una fuga di gas. A quanto pare alle nostre spalle sta Cos'è stato? Oddio. Papà! Ma che succede? Lì c'è il suo telefono.
chiamate senza risposta. Dove diavolo sei? Chiamami. Sto arrivando. Eccoti qui. Sara, stai bene? Sì. È entrato qualcuno? No, chi dovrebbe entrare? Non avvicinarti alle porte. Resta indietro. Papà, mi stai spaventando. Che succede? Sono i Cooper. C'è qualcosa di strano. Forse sono malati. Come malati? Oddio. Jimmy! Papà! Tesoro, qui. Vieni. Jimmy! Jimmy, venga! Jimmy, ti avverto! No! Vai! Vai! Mi hai sparato! Sara. L'ho visto stamattina! Ascoltami, sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andarcene da qui, mi hai capito? Sì. Tommy, dai! Dai! Dove diavolo eri? Hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea. Porca troia. Dai, piccolo. Sei coperto di sangue. Non è mio, dobbiamo andarcene. Metà della gente della città ha perso la testa. Possiamo andare via? È una specie di parassita. Mi dici che è successo? Più tardi. Ehi, Sara. Come va, piccolina? Sto bene. Ascoltiamo la radio. Sì, certo. Grazie. Niente cellulare, niente radio. Va sempre meglio. Prima il giornalista non la finiva più. Ha detto dove andare? Ha detto che l'esercito sbarra l'autostrada. La contea di Travis è inaccessibile. Significa che dobbiamo andarcene. Continua a guardare i miei, piccola. Di qua! Ne usciremo, te lo prometto. Nel vicolo! Via! È morto! Porca troia! Ci siamo quasi, quasi, piccolina. Superano in Egitto! Muovetevi, trovate una via d'uscita! Forza! Joel! Forza! Vai all'autostrada! Vai, tu hai Sara! Io li seguito! Zio Tommy! Ti vediamo lì! Si avvicinano! Papà! Tutto ok, piccola. Siamo al sicuro, al sicuro. Ehi, ci serve aiuto. Fermi! Ti prego. È mia figlia, penso che abbia una gamba rotta. Fermi, dove siete? Ok. Noi non siamo malati.
Ho due civili qui sul perimetro esterno. Istruzioni? Papà e lo zio Tommy. Ti porto al sicuro e torno a cercarlo, ok? Signore, c'è una ragazzina. Ma... Ah, sì, signore. Senti, abbiamo attraversato l'inferno. Ok, ci serve... Oh, merda! Ti prego, no! Oh, no! Sara! Via le mani, piccola. Lo so, piccola, lo so. Dio! Ascolta, piccola, lo so che fa male. Andrà tutto bene, piccola. Stai con me. Okay. Adesso ti alzo. Lo so, amore, so che fa male. Forza, amore. Ti prego, lo so, piccola, lo so. Sara? Amore? Non farmi questo, piccolo. Non farmi questo. Forza, non farlo. No. Tocco. No. 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 No, no, no. Ti prego. Ti prego. Non farlo, no. È l'unica cosa che mi piace qua fuori. Odio la puzza che c'è in città. Chiedi a Bill di portarci un po' di quei deodoranti. Ehi, se non fossero scaduti sarebbe una buona idea. Di qua. Copri l'entrata. Ci penso io. Merda. L'asse è caduta. Sei gentile, fai tu. La prendo io. Qui, passamela. È pesante. Credo di potercela fare. Ok. Ecco fatto. Sali, culo pesante, muoviti. Sei autoritaria. Ci avviciniamo. Controlliamo che non ci siano soldati in giro. Via libera, andiamo. Chiudila. Prendi le munizioni, ci serviranno. Ehi, piccoletto. Il campo deve essere libero. Niente soldati o uomini di Robert, ok?
Ci sta aspettando. Renderà tutto più interessante. Andiamo. Forza. Ehi, Tess. Come va oggi? Non adesso, Terence. No, no, è tutto ok. Non la carta. Ora, capito. Ok, va bene. Non c'è bisogno di incazzarsi. Se tu chi compri? Tess, quanto tempo? Non ci vieni più a trovare. Pensate di andare. Maliz, torna a sedere. Oh, no, scusa, Tess, non pensavo fosse insieme. Andate. Spaccagli il culo! Fatti i miei saldi! Amico, dagli un pugno in faccia! Amo. Fateci passare. Se tenete la pelle, girate i tacchi e tornate indietro. Non ce l'abbiamo con voi. Vogliamo solo Robert. Nessuno vi costringe. Girate i tacchi e andatevene ora. Non andrò da nessuna parte senza Robert. Stronzetta, porta il culo fuori, altrimenti ti spacco quella testa di cazzo. Fanculo. Al riparo! Sei pronto? Sì. Mi ammazzo, porca donna! Ti copro. Trova il punto migliore. Pezzo di merda! Vai così, Tex. Ben fatto, Texas. Anche tu. Come ha fatto a mettere insieme tutti questi tizi? Robert è bravissimo a scrivere assegni in bianco. Mettiamo fine a tutto questo. Qui non si passa. Ehi, dammi una spinta. Ok, bene. Dammi la mano. Ecco fatto. Ok. Di qua, Joel. Altri della banda di Robert. Merda, li vedo. Come sai che stanno arrivando? Due dei nostri sono morti cercando di far fuori Tess. E ora lei e Joel stanno venendo a prendere Robert. Cristo, non avremmo dovuto accettare questo lavoro. Non dipende da noi. Inciso e pulito, dividiamoci, Tex. E assicuriamoci che non entri nessuno. Credevi di andare! Mollalo, bastardo! Coprimi, vado là io! Oh! Affottiti! Peccato! Ehi, non ti vedo molto bene. Davanti! Ehi,
guardo in giro. Ho fatto i rifornimenti nel deposito a sud. Le scorte sono sotto chiave. Bene, un ultimo giro usciamo. Tra poco ci sarà il coprifuoco. E Robert? Ho chiesto il ritardo. Ehi, ho sentito qualcosa. Sì, ho sentito. Fa attenzione. Non vedo niente. Continuiamo a muoverci. Che cazzo? Prendiamoli! Avremmo dovuto portare più tempo. Ci rallenterebbero e basta. Sì, hai ragione. Non hai una bella cera. Prendi. Grazie. Forza, il molo è di qua. Andiamo. Il nostro uomo. Borioso figlio di puttana. Facciamola finita. Usiamo la testa. Non ci sono spedizioni da un bel pezzo. Sì, abbiamo perso i contatti a... Vogliamo solo parlare, Robert! Non abbiamo niente da dirci, stronzi! Metti giù quell'arma! Vai a fare il culo! Sta scappando! Robert! Joel, di qua! Forza, è entrato qui! L'avevamo quasi preso! Di qua! George!
Ciao, Robert. Tess? Joel? Niente rancori, vero? Assolutamente. Ok. Porca troia! Ci sei mancato? Ascolta, non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio dire... Le armi? Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma... È complicato, ok? Mm. Senti, lascia che ti spieghi. Devo... Oh! Cazzo! Ok, basta, basta, basta! Oddio! Basta frignare. Stavi dicendo? Le ho vendute. Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo. Dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai chi che ha volevo... le nostre armi? Non posso. Dammi solo un paio di giorni. Ah! Grazie, Cristo! Chi ha le nostre armi? Cristo. Le hanno le luci. Avevo un debito con le luci. Cosa? Ascolta. Praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi. Che ne dici? E dai, che si fottano le luci! Uccidiamoli! È davvero un'idea del cazzo. Bene, e adesso? Andiamo a riprenderci la roba. Come? Non lo so, gli spieghiamo tutto. Andiamo a cercare uno delle luci. Non dovrei andare lontano. Eccola qua. La regina delle luci. Che ci fate qui? Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Mi serviva vivo. Le armi che ti ha dato non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo se lo è. Ho pagato quelle armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere annonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi, e anche di più. Chi ci dice che le hai tu? A quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Vi mostro le armi. Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle armi. Seguitemi. Sono i tuoi quelli? Quelli che rimangono. Perché credi che mi sia rivolta a voi? Di qua. Ma perché adesso? Ce ne stavamo tranquilli. Progettavamo di abbandonare la città, ma serviva un capro espiatorio. Ci provocavano. E ci sono riusciti. Stiamo cercando di difenderci. Joel, dammi una mano qui. Ah.
come va? Vivrò. Soldati, quella è l'uscita, la porta sotto il ponte. Non sono un fan di queste amenità. Possiamo passare in silenzio, anche se non è il vostro stile. Vediamo come va. Andiamo. Arriviamo a quella porta. Il giorno sbagliato per pestarci i piedi. Chi va là? Ehi, vedi qualcosa? Sì, fatti vedere! Ehi, dove sei? Rispondi! Ok, senti. Occhio alle spalle. Non manca molto. Dove andiamo, Marlene? Di qua. Tutto ok? Vado avanti per inerzia, ma ce la farò. Ma è poco più avanti. Attenzione, il coprifuoco è attivo. Chiunque sia sorpreso all'interno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Cosa dobbiamo contrabbandare? Ti faccio vedere. Attenzione, il coprifuoco è attivo.
Joel, dammi una mano. Ehi, ehi, ehi. Su, forza. Alzati. Stai lontano da lei. Lasciala andare. Li recluti sempre più giovani o sbaglio? Lei non è una dei miei. Oh, merda. Che è successo? Niente paura, non è grave. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. Ellie, non avremo un'altra possibilità. Ehi, dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di luci vi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo. Tu vieni con me, così verifichi le armi. E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo! Che sia... Ellie! Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Se ero in difficoltà potevo contare su di lui. È stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari? Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Ascolta, portala alla galleria nord e aspettami lì. Cristo santo. È solo merce, Joel. Marlene. Basta parlare. Andrà tutto bene. Vai con lui. Fai in fretta. E tu, stammi vicino. Andiamo.